Cari in Cristo, pace del Signore, un caro saluto a tutti i fratelli, tutte le sorelle della comunità di Rimini e di tutte le missioni. Un saluto anche a tutti gli amici che potranno seguirci attraverso questi canali social, potranno ascoltare il messaggio della parola di Dio, anche per coloro che, questo vale anche per coloro che ci seguono dalla radio. Insieme a voi volevo condividere un breve passaggio delle Sacre Scritture che si trova in Michea al capitolo 7, ma prima di procedere con la lettura della parola di Dio volevo così incoraggiare tutti i membri di Chiesa, tutti i fratelli, a stringersi, a unirsi in preghiera per presentare questa nazione e questo momento così delicato, difficile che questa nazione appunto sta attraversando. Vogliamo pregare il Signore che Egli possa sostenere tutti questi medici, questi operatori sanitari che si stanno adoperando per il bene comune. Vogliamo pregare per le istituzioni e per il nostro governo. Preghiamo gli uni gli altri, fratelli, affinché superato questo momento, se Dio ci darà grazia di vedere un risvolto, la luce in fondo a questo tunnel, vogliamo approfittare per essere pronti per predicare la parola di Dio e per glorificare il Signore con tutto il cuore, con tutte le nostre forze. E così è scritto nella parola di Dio, ripeto, Michea capitolo 7 dal verso 7: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Allora la mia nemica lo vedrà, sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva: dov'è il Signore il tuo Dio? I miei occhi la vedranno quando sarà calpestata come il fango delle strade. Verrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite, quel giorno saranno allargati i tuoi confini. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Questo è un messaggio, quello che Michea rivolgerà al popolo di Giuda, un messaggio sostanzialmente fatto di giudizi che stanno per arrivare su questo popolo. Perché questi giudizi? Perché il popolo di Giuda si era profondamente allontanato dal Signore, era diventato un popolo immorale, un popolo che si era dato all'idolatria, un popolo dal cuore ostinato, pieno di cupidigia, che rifiutava la parola del Signore. E profeticamente il Signore gli annunziò quale sarebbe stata la conseguenza di questo cuore così indurito, di questo cuore ribelle. Stavano per arrivare tempi difficili per Giuda, ci sarebbe stata una deportazione per mano dei babilonesi che avrebbero distrutto la città di Gerusalemme, le mura di Gerusalemme, il tempio sarebbe stato depredato e finanche gran parte della popolazione sarebbe stata deportata in Babilonia. Questa è la situazione difficile in cui sta per venirsi a trovare il popolo di Giuda, una situazione terribile, una situazione molto difficile. Ma a fianco a questo messaggio di giudizio che il Signore ha per questo popolo, c'è un messaggio di speranza, di ricostruzione, perché questa situazione così terribile in cui verrà ritrovarsi questo popolo lo porterà ad umiliarsi davanti al Signore. E queste sono le parole, quelle che abbiamo letto, il testo di questa meditazione, che userà. E il Signore
le annuncia prima che esse saranno poi dichiarate davanti a Dio. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. È un messaggio questo sicuramente che possiamo intendere come un cambio di direzione. Si apre una prospettiva nuova per questo popolo che aveva in precedenza deciso di camminare contro la volontà del Signore, contro i suoi statuti, contro i suoi precetti, contro i suoi comandamenti, contro la parola di Dio che puntualmente per mezzo dei profeti gli veniva annunziata. E quindi questa situazione di disagio sta producendo un risultato, un risvolto meraviglioso. Volgerò lo sguardo verso il Signore. Che il Signore possa benedire anche per mezzo di questa parola quanti la riceveranno, l'ascolteranno. Possa anche tu, forse in un momento di paura, in un momento di grande difficoltà, in un momento in cui ti sei reso conto, ti stai rendendo conto che ti sei sempre disinteressato di Dio, della sua parola, delle sue prescrizioni, possa tu, anima cara, usare le stesse parole che utilizzò Giuda. Volgerò lo sguardo verso il Signore. E poi ancora dirà: spererò nel Dio della mia salvezza. Sì, perché dicevo prima, questo è un messaggio di speranza che lascerà Dio per mezzo del profeta Michea per questo popolo. Spererò nel Dio della mia salvezza. Questo popolo riconosce che ormai nessuno, nulla lo può liberare da quella terribile situazione, tranne che il Signore, l'Iddio suo, perché Egli è l'Iddio della sua salvezza. E noi credenti abbiamo sperimentato l'Iddio della nostra salvezza. Ognuno di noi può dire: Egli è l'Iddio della mia salvezza, perché il messaggio che noi predichiamo, il messaggio che prima noi abbiamo ascoltato, è il messaggio dell'Evangelo che ci parla della croce. La nostra speranza è fondata proprio sul messaggio della croce. L'Apostolo Paolo dirà: noi predichiamo Cristo crocifisso. È per mezzo di questa predicazione che noi creiamo, che noi portiamo il cuore che ode, che ascolta, a riporre la sua speranza nell'opera che Gesù ha compiuto appunto sulla croce. Sì, perché se dobbiamo parlare di salvezza, la vera salvezza, quella che ci dà un risvolto positivo eterno, non possiamo fare altro che ascoltare, che leggere l'Evangelo per poter comprendere che la piaga più grande, la situazione più difficile che l'uomo ha avuto e che nessuno ha potuto mai risolvergli è proprio la sua condizione di peccato, di lontananza, di distanza da Dio, a motivo proprio appunto di questo peccato. Ma attraverso il sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce, attraverso quel sangue che gli ha versato, noi abbiamo ottenuto il perdono, la purificazione da tutti i nostri peccati. E Egli ha messo nei nostri cuori in un modo meraviglioso, tangibile, una pace grande. La presenza dello Spirito Santo ci attesta appunto che Gesù è colui che ha salvato l'anima nostra, è il Salvatore, o come dice la parola di Dio più precisamente, è l'autore di salvezza eterna. E noi vogliamo ringraziarlo con tutto il nostro cuore. E questo messaggio è davvero un messaggio autorevole, è davvero una buona notizia, sì, perché proprio il termine Evangelo significa proprio questo: buona novella, buona notizia.
è un messaggio attuale, non è un messaggio antico, non è un messaggio che ormai non ha più valore, è davvero un messaggio potente che può cambiare, che può dare speranza al cuore dell'uomo. È un messaggio che noi non dobbiamo mai smettere di predicare ed è un messaggio che, se anche a volte non riscontriamo dall'altra parte, non abbiamo nessun riscontro positivo, vogliamo continuare, fratelli e sorelle, a predicare, ad annunziare Cristo crocifisso, affinché chiunque crede non perisca ma abbia vita eterna. Perché questo è il messaggio che più che mai oggi c'è bisogno che sia predicato. E ancora il popolo di Giuda si rivolgerà a Dio, leggo l'ultima parte del primo verso, dicendo: il mio Dio mi ascolterà. Qui questo popolo mostra la completa fiducia, la fede in colui che è pronto a tendere una mano d'aiuto, è pronto ad aiutare questo popolo anche se non meritevole di nulla, proprio a causa della sua ribellione e del suo peccato. E continua, ci sono delle espressioni che possono aiutarci a riflettere, espressioni che vengono citate da questo popolo: se sto seduta nelle tenebre, se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Le tenebre rappresentano un momento buio, una circostanza di grande paura, una situazione difficile. Per il popolo di Giuda, vedere sotto i loro occhi tutto ciò che di bello, di glorioso avevano, vederlo completamente distrutto, raso al suolo, vedersi deportati in cattività in un altro posto, beh, questo rappresentava davvero una situazione di grande tenebre. Forse, chissà, anche tu stai passando un momento di tenebre, un momento buio, un momento di incertezza, un momento di paura, un momento in cui non riesci più ad intravedere nessun buon futuro, nessuna prospettiva positiva per quanto riguarda il futuro. Questo popolo poteva dire: il mio Dio mi ascolterà, perché Egli è colui che non rigetta nessuno, Egli è colui che accoglie tutti coloro che si accostano a Lui con fede, con sincerità di cuore, umilmente. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Solo qualche parola velocemente su questa luce. E la prima cosa, lo leggiamo nel capitolo 1 della Genesi, al verso 3, che Dio creerà, essenziale per la creazione, essenziale per la vita. Dio è la nostra luce e senza luce noi non possiamo vivere. La venuta di Gesù si prospettava proprio in questi termini: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Giovanni 12:46, era questa l'espressione che Gesù dirà, perché Egli si presenta come la luce che stava per venire in un mondo di tenebre, colui che attraverso la sua parola avrebbe rivelato il piano di Dio, l'amore di Dio verso la sua creatura, verso l'uomo. E noi siamo consapevoli, fratelli e sorelle, del messaggio che annunziamo, quindi non ci stanchiamo mai, non ci scoraggiamo mai, perché abbiamo nel nostro cuore un messaggio importante, indispensabile per l'uomo, un messaggio attuale per questa generazione. Noi predichiamo Cristo crocifisso affinché possa entrare luce in un cuore avvolto dalle incertezze, dalle tenebre, dalla paura, dal buio. Il messaggio dell'Evangelo è un messaggio forte, autorevole, è un messaggio che può toccare il cuore dell'uomo
nella sua intimità, nella sua profondità. È un messaggio che può generare a volte anche, sicuramente, genera un rammarico, tristezza, perché questa è la condizione che lo Spirito di Dio mette in risalto quando parla al nostro cuore. Infatti al verso 9 abbiamo letto quale espressione userà questo popolo: io sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui. È una bella ammissione di colpa. Questo popolo che prima respingeva la parola di Dio adesso finalmente si apre, si umilia, con sincerità ammette la sua condizione morale e spirituale. Io ho peccato contro il Signore, contro di Lui. Anima cara, la parola di Dio possa spingerti ad umiliarti davanti al Signore, a cercarlo come non l'hai mai fatto in precedenza. Perché no? A proferire queste parole, ma con sincerità di cuore: ho peccato contro di te, Signore, perdonami, purificami, perché solo tu mi puoi perdonare, perché solo tu mi puoi salvare. Questo è un messaggio attuale, sempre utile, sempre necessario anche per noi credenti. Davvero il Signore è colui che ci purifica, ci lava da ogni peccato, ma è necessario che questo peccato sia confessato e abbandonato, così come dice la parola del Signore. E voglio concludere questo messaggio rileggendo un po' l'ultimo verso del nostro testo biblico che abbiamo letto all'inizio, il verso 11: verrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite, quel giorno saranno allargati i tuoi confini. Questo popolo sente il bisogno di liberazione. Forse anche tu senti il bisogno di essere liberato da un'angoscia, da una paura, da una solitudine, da una situazione in cui sai che nessuno può comprenderti fino in fondo e può far nulla, non può far nulla per quel disagio, per quel dramma che stai vivendo. Affidati al Signore, fa come fece il popolo di Giuda. E c'è questa bellissima parola che il Signore gli riserverà: verrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite. Sta arrivando questo giorno, vogliamo attenderlo con tutto il nostro cuore. Per noi credenti che aspettiamo la cittadinanza celeste, noi continuiamo ad avere piena fiducia nel Signore, anche se i mari schiumassero, anche se la terra viene stravolta, sconvolta, il nostro cuore custodisce e conserva la pace che Dio ci ha dato. E voglio anche trarne un bel incoraggiamento da questa seconda espressione del verso 11: quel giorno saranno allargati i tuoi confini. E voglio intenderli non solo come confini che possono riguardare l'aspetto del benessere materiale della nostra esistenza, ma più che altro i confini che forse sono stati sempre chiusi, e cioè quelli in cui noi potevamo offrire qualcosa di buono per onorare il Signore. Credo che ogni credente desideri portare del buon frutto al Signore. Che possa essere questa una parola che possa incoraggiarci e incitarci a dire: Signore, io voglio mettere tutto il mio impegno, tutta la mia devozione nel tuo campo, nel tuo regno, affinché davvero quello che non sono riuscito a fare prima, davvero quello che mi tratteneva, forse la superficialità, la timidezza o semplicemente la negligenza, Signore, allarga i miei confini,
voglio portare del buon frutto alla tua lode e gloria. Che possa essere questo il sentimento di ognuno di noi credenti, e che davvero alla fine di questa situazione che stiamo vivendo possiamo, col nostro impegno, con la nostra dedizione, con la nostra consacrazione, con un cammino di santificazione e avendo uno spirito missionario, quello di portare la testimonianza, di predicare Cristo, possiamo anche noi vedere questi confini allargati. Perché il Signore non è cambiato, il Signore è buono, il Signore è fedele e noi vogliamo completamente affidarci a Lui. Ho concluso questa breve meditazione, spero che sia stata di incoraggiamento per tutti quanti noi, ed insieme voglio rivolgere una preghiera al Signore affinché Egli possa benedire questa parola ai nostri cuori e possa intervenire in questo momento difficile sulla nostra nazione. Signore, ti preghiamo con tutto il cuore. Ancora questa sera la tua Chiesa, il tuo popolo si riunisce per invocare il tuo nome, per benedirti e innanzitutto, Signore, per ringraziarti per il grande privilegio di poter dire: tu sei la mia salvezza, tu, Signore, mi hai tirato fuori da quel luogo di tenebre, tu, Signore, mi hai illuminato con la tua parola, tu, Signore, ti stai prendendo cura della mia vita. E oltre a queste parole di ringraziamento, Signore, anche se in questo momento siamo distanti gli uni dagli altri, ma nessuno può toglierci la comunione dello Spirito, la tua presenza nei nostri cuori. Signore, continua a benedire il tuo popolo, continua, Signore, a darci forza, continua a far crescere la fede e il desiderio, Signore, di amarti e di servirti sempre meglio. Benedici, Signore, il popolo italiano, benedici, Signore, tutti coloro che si stanno adoperando in questo momento per il bene comune, mi riferisco al personale sanitario, Signore, benedici le istituzioni, Signore, ti chiedo di dare saggezza al governo, Signore. Signore, questa è una piaga, una situazione difficile non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Che possa essere questo un segno, anche se negativo, anche se terribile, anche se difficile da sopportare, possa portare il cuore degli uomini ad umiliarsi davanti a te e a dire: adesso io volgerò il mio sguardo verso il Signore, il Dio della mia salvezza. Egli mi ascolterà. Signore, benedicici insieme, benedici la Chiesa di Rimini, benedici tutte le missioni, benedici, Signore, il tuo popolo sparso su tutta la faccia della terra. Ogni cosa te la chiediamo in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.